Grazie a tutti di essere qui, sono emozionatissimo, non pensavo di venire qui, però il ringraziamento più grande è per tutte le persone che hanno partecipato alla Camera Ardente oggi, perché da ieri, scusate, da ieri alle 14, perché sono state davvero tante, sono rimaste lì fino alle 11 col freddo. Io e mio fratello abbiamo cercato di stringere la mano ad uno di loro. Ed è stato davvero emozionante perché c'erano bambini, c'erano persone anziane, c'erano persone della nostra età, persone che non l'hanno mai visto, mai conosciuto. Quando ci stringevano la mano ci dicevano è stato un grande uomo e non è stato un grande calciatore. Quindi questo va forse oltre tutto l'aspetto calcistico. Non so, mio fratello e io abbiamo avuto la stessa sensazione quando le persone piangevano col cuore e facevano le condoglianze a noi, ma a me veniva da farle a me a loro, perché non è andato via solo il nostro papà o nonno, ma è andato via penso un familiare di tanti sardi e di tante persone che gli volevano bene. Ci tenevo a parlare perché davvero non lo volevo fare, ma proprio per ringraziare di questo, per averlo accolto, per avergli voluto bene e penso che lui abbia ricambiato, con l'affetto per tutti voi, per il Cagliari, per i cagliaritani, per tutti i sardi, ma non solo, ma anche per gli italiani tutti. Ecco, non ho ringraziato prima la FIGC, ci tengo a farlo perché papà quella maglia davvero ce l'aveva nel cuore, l'ha vissuta in pieno, l'ha vissuta la maglia nazionale, ce l'aveva davvero come una cosa tanto importante. Il presidente Malagò un paio di anni fa gli ha dato l'ultimo riconoscimento ed è stata l'ultima volta che lui è uscito di casa praticamente, poi ha deciso che forse con i canti dello stadio Gigi Riva, uno di noi, forse avesse chiuso un ciclo e quindi si è chiuso a casa, però egoisticamente dico che io e mio fratello l'abbiamo sempre condiviso con piacere con tutti, però gli ultimi anni ce lo siamo goduti un po' più noi, egoisticamente dico che ci ha fatto piacere alle mie nipoti, potercelo, anche se so che non è per qualche, soprattutto per i cagliaritani, non vederlo più in giro, non sapere che fosse nel suo solito ristorante, perché lui faceva sempre le stesse cose, non le cambiava mai. Sicuramente non è stata più la stessa cosa. Io chiudo dicendo, spero con tutto il cuore che papà possa rivedere la sua mamma lì in cielo, perché era davvero la persona che lui ha amato di più nella vita. Anche ieri se n'è andato come voleva lui, perché lui non lo convinceva nessuno, era ombre verticali sino alla fine, quindi anche ieri ha deciso quello che voleva fare. Grazie a tutti.